Purtroppo certi ricordi sono come il primo amore, sono cose difficili a dimenticarsi. Gli occhi sono sempre uguali, perché quando uno capisce che deve morire, o perché viene strangolato, o perché sta per essere ucciso o sparato, gli sguardi sono sempre brutti. Lui si affezionò a me e io mi sono affezionato a lui, soltanto che i nostri rapporti si sono un pochettino raffreddati quando lui mi voleva fare diventare un corleonese, cioè io per diventare un corleonese dovevo tradire a Riccobono. Mango lo conoscevo io dal 1960, insomma, eravamo prima amici, dopo siamo stati mafiosi. Quando andò a finire ad Arcore ci siamo messi a ridere tutti, ma specialmente io con altre persone come Contorno ed altri ragazzi, perché noi stavamo sequestrando a Berlusconi, al nostro presidente, e dopo ci fu la ritirata e dopo qualche giorno ci fu Mangano che è stato messo, diciamo, come guardiano, come stalliere, insomma, ma tutti sapevamo che probabilmente di stalle non ne capiva niente, capiva di droga e di altre cose, non di stalle. Le persone per bene, ma non è che dicevano uccidete a quella persona, dicevano quella persona sta dando fastidio, darà fastidio, e le lagnanze venivano recepite e capite. La mafia era in combutta sia con lo Stato sia con la Chiesa, fino a quando non succede l'evento di Rina, perché Rina comincia a uccidere poliziotti, carabinieri, magistrati. E nell'interno della mafia, donne e bambine, nascono tutti questi collaboratori. Scetta ha collaborato perché hanno ucciso i figli, i parenti. Contorno collaborò perché ci hanno ucciso a tutti gli amici suoi. L'ultima cosa orrenda è stata la strage dei familiari di Mannoia, la mamma, la zia e la sorella. Dopo sono entrato in campo io. Io quando ho voluto collaborare ho cercato a Falcone, ho cercato a Borsellino, perché erano i due giudici che lottavano i veri mafiosi. Falcone sapeva che una persona che viene lasciata solo dallo Stato, la mafia si sente autorizzata a ucciderlo. Se lo Stato lo lascia solo è perché c'è un motivo, perché è lo Stato che vuole che venga eliminato. La mafia, quando vuole uccidere a una persona perché le dà fastidio, non lascia tempo di riflettere e di pensare. La mafia non lascia tempo.